Ed ecco l'Alpe d'Huez. Ecco che sta portandosi in testa Pantani, vediamo Zaina nelle prime posizioni, c'è una discussione alle spalle, scatto di Pantani, scatto di Pantani. Scatto di Pantani, sesto in classifica generale, 11 primi e 55 secondi, scatto di Pantani, quindi due italiani grandi protagonisti di questa tappa che si conclude all'Alpe d'Huez. Ed ecco che Virenque, testa a testa tra Virenque e Pantani, Virenque è il più impegnato dal duplice attacco degli italiani, indurà in postare alla finestra, tocca a Virenque difendersi da Conti e da Pantani, si volta, cerca forse aiuto da qualche compagno di squadra, non c'è nessuno in grado di dargli una mano, è un testa a testa fra Virenque, secondo in classifica generale, maglia a pois del Gran Premio della Montagna, e due italiani, vale a dire Pantani e Conti. Ecco Pantani, ecco Pantani che scatta. Pantani è un più scattista, più scalatore, mentre l'altro è uno che tiene, cioè uno forte che va in salita, però non è così scalatore come Pantani. Pieri Parì preso, superato, certo che per un apprendista sta dimostrando di essere un maestro. Sta dimostrando di essere un grande protagonista, quindi non ha nessun timore riverenziale per nessuno. 3 chilometri alla vetta. Pantani che ora sta riprendendo Pansek, è un gesto veramente incredibile, ha allargato le braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo. Lungo i tornanti dell'Alpe d'Huez, la sagoma di Marco Pantani fende la folla a una velocità impressionante. È un'immagine che farà il giro del mondo e Marco diventa prepotentemente protagonista del tour. Sì, belli questi cartelli, perché alla fine c'è stato un periodo che eravamo un po' scomparsi, ma vedo che stanno ritornando i cartelli, vedete questo che corre. Questi corridori. Ecco intanto che Santoromita viene ripreso dal gruppo guidato dai Durain, Pantani ha superato Camargo, veramente incredibile questo recupero da parte di Pantani. In 38 minuti netti Pantani arriva sulla cima, 2 minuti in meno di quanto ci mise Bugno nel 91. È suo il record per l'ascesa dell'Alpe d'Huez. Ora il campione è lui e molto presto uno di quei tornanti porterà proprio il suo nome. Ecco che sta arrivando Pantani. Seguiamo Pantani, il tempo di Pantani, importantissimo, attenzione. Si piazza a 5 primi e 40 secondi. Vediamo quanto è riuscito a guadagnare. La vittoria di tappa va a Roberto Conti, ma al traguardo tutti parlano ancora una volta di Marco Pantani, dello scalatore romagnolo che ha staccato di netto Indurain e Virenque. Pantani risale così al 5º posto in classifica generale. Per lui inizia la caccia al podio. E la sera riparlando dicevo, vedi, se avessimo tirato prima. Però dice, però sai, è la prima volta sull'Alpe d'Huez, non la conoscevo neanche, non sapevo neanche che salita è, ma la rivincerò sicuramente, questa tappa la rivinco di sicuro, verremo gli altri anni e sicuramente la vinceremo. E è stato poi di parola.